Tutti ragazzi, sta per finire Genoa-Inter, vinciamo 0-2, quindi probabilmente stiamo vincendo. Ci sentiamo dopo a commentare Genoa-Inter, dopo l'Inter nel mio canale. A dopo. Ragazzi, scusate per come sono messo, ma sto lavorando in casa, sto colando tutta la casa perché. E purtroppo non riuscivo a farlo in condizioni migliori. Però ho visto tutta la partita in streaming sul telefono, quindi allora, come ho detto su TikTok, praticamente all'inizio primo tempo che ha giocato abbastanza bene, ma un po' lento nella manovra, difesa molto bene, stranamente, dal solito che noi prendiamo sempre gol. Anche Ranocchia, che non giocava da anni praticamente, si è portato molto molto, molto molto bene, cioè molto meglio di coloro, ecco. Non mi è piaciuto Eriksen, secondo me molto molto svogliato, molto, secondo me non è uno da Serie A purtroppo, perché ne ha avuto delle occasioni, però purtroppo non sta migliorando neanche, perché ha giocato 2 partite di fila, non sta facendo tanto. Sono molto incazzato con Lautaro, scusate, perché è stato sostituito al secondo tempo dopo che Inter ha fatto il 2-0 e sta incazzato e è caduto fuori. Un giocatore così non può fare un commento del genere, perché stasera ha giocato malissimo, non ha preso una pala, era giusto che andava fuori, perché comunque abbiamo un attaccante come Monti che può magari dare qualcosa alla squadra. Se tu giochi male è giusto che vai in panchina. Complimenti ancora a Lukaku, che ci tiene ancora in balla, ragazzi. 5 gol in 5 partite, una bestia. Noi non abbiamo un attaccante normale in attacco, abbiamo una bestia, perché gioca per la squadra, si sacrifica per la squadra e fa anche gol, ragazzi, è roba allucinante. Probabilmente Lukaku è il migliore dell'Inter sempre. C'è da dire che nel secondo tempo, quando è entrato Barella, è migliorata molto la squadra, perché Barella ha fatto l'assist per 2-0 per Lukaku, scusate, che è l'unico assist che ha fatto l'Inter decente per Lukaku, l'ha buttato dentro, anzi ha fatto un gol, bellissimo gol di sinistra nell'incrocio. Quindi sono strafelice, finalmente 3 punti. Come ho detto, non è ancora finita la nostra stagione, è appena cominciata, abbiamo avuto troppo troppo gente con coronavirus, quindi ci è mancata veramente la squadra. Sono stracontento per Hakimi, che è entrato il secondo tempo anche lui, e molto molto sorpreso da Darmian, ragazzi. Adesso che è tornato Hakimi a destra, con me Darmian a sinistra, è veramente 1000 volte meglio di Perisic, che è inadatto a fare quel ruolo di esterno a sinistra. Secondo me abbiamo una buonissima squadra. Nel secondo tempo è entrata in Nainggolan, che sta giocando, Brozovic così così. Diciamo che in generale mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo, che comunque non ha rischiato niente. Mi ha sorpreso molto molto Ranocchia, ragazzi. Tutti questi anni è stato insultato, ha fatto un panchina, è rimasto dritto sempre. Adesso ha giocato uno dei migliori in campo dell'Inter, secondo me, perché tanti gol magari con quello in campo l'avevano presi. Quindi così. Ditemi la vostra cosa pensate. Genoa-Inter 0-2. Non so se Inter ha fatto altri gol, per adesso no. Quindi star contenta, 3 punti, andiamo a 10 punti in classifica. Quindi superiamo anche Atalanta, quindi sono star felice. Ciao a tutti, forza Inter, viva il calcio sportivo, ragazzi!